Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Sounders. Io sono Simone Mangano e nel tutorial di oggi voglio presentarvi Addictive Keys del brand XLN Audio. Questo plugin comprende quattro instrument della tipologia Keys, tra cui piano, gran piano e sintetizzatori. Ogni strumento è completo di una serie di preset e di parametri che possono essere personalizzati al momento, magari anche mentre li state suonando. Poi ve li faccio vedere sulla DAW. Prima di passare in session mode, vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere un like se vi piace. Ragazzi, eccolo qua. Questa è l'interfaccia grafica del plugin, dove potete trovare nella sezione centrale i quattro strumenti facenti parte della categoria Keys o Synthetizer. In questo caso c'è il Mark I, lo Studio Grand, Modern Upright e Electric Grand Piano. Io ho installato solamente il Mark I perché è quello che si avvicina di più alle mie sonorità, mentre come potete vedere sugli altri plugin, qua in alto vedete una banda con scritto Not Installed e per utilizzarlo dovete installarlo fondamentalmente. In basso trovate tre sezioni di preset. La sezione Producer, As Recorded and Selection, all'interno del quale trovate proprio dei giri già pronti con dei suoni associati. In questo caso c'è il 7-3, Driven, sentite come cambiano e cambiano anche le impostazioni di questi parametri. Ok? Tornando indietro, se si va su quest'altra sezione trovate altri preset, però fondamentalmente sono registrati con diversi strumenti. In questo caso è monoline, c'è l'effetto diciamo di registrazione close tube, amplificazione, warm tunes e roomy. Ok, queste sono proprio tre modalità diverse di registrazione dello stesso giro. Dopodiché si va nella selection, dove ci sono degli altri proprio giri, totalmente diversi, con dei suoni diversi, selezionati direttamente dal brand. Sulla parte sinistra trovate il preset browser, dove potete selezionare altri preset. In questo caso sono sempre questa è la registrazione di prima in modalità roomy, ok? Più vedete warm tines e tutto quello che abbiamo visto prima. Dunque, questo riassume tutti i preset che abbiamo visto prima nella sezione gallery qua sotto. Li trovate qua. Nella parte alto trovate una sezione effetti dove voi potete andare a editare gli effetti che ci sono sul VST. In questo caso questo qui fa sia da delay che da riverbero, ok? Nella parte di delay potete scegliere se sync o no, o dargli direttamente voi il timing del delay, dandogli anche il range di frequenza che devono passare, diciamo, dal delay. Avete feedback, swing e ping pong, e qui avete un fader che funziona da mix per dire quanto segnale mandare al delay, quanto segnale mandare al riverbero e dunque decidere se utilizzarlo solo come delay o solo come riverbero. Sulla parte destra ci sono i parametri del riverbero. Ci sono dei preset già fatti, room, hall, plate e via dicendo, con sotto i parametri associati che sono pre-delay, decay e dump. Sulla destra trovate l'equalizzatore, il classico equalizzatore per enfatizzare e tagliare le frequenze. Sotto c'è l'FX2 che funziona allo stesso identico modo. Dunque, avete la possibilità di mettere in sync. Togliendo il sync vi gestite voi il timing del delay e come vedete ci sono gli stessi identici parametri. Dunque, la parte del riverbero
il fader di mix e l'equalizzatore che potete attivare e disattivare. Ok? Nella parte sinistra trovate l'immagine di un amplificatore, in questo caso, e di vari microfoni. Questa sezione come funziona? Voi avete tre canali, ok? Sullo stesso strumento. Su ogni canale voi potete decidere lo strumento col quale viene registrato. Questa è la in mono. Questo è un altro tipo di microfono e via dicendo. Vedete che sotto, in base a quello che selezionate, potete farlo direttamente anche da qui, trovate i vari preset. Ok? Potete fare line. Sul canale poi avete la quantità di volume del canale da mandare al master, ok? Le mandate agli effetti, le mandate agli effetti, il solo e il mute. Questo è interessante perché se voi andate su un altro canale, in questo caso il secondo, io ho selezionato un microfono diverso rispetto al primo, ok? E posso anche qui decidere quanto volume mandare, quanto segnale mandare al master. Potete tranquillamente combinare tutte e tre le cose. Ok? Tutti e tre i canali sono identici, quelle mandate e la regolazione del volume. Nella parte centrale, sopra, vedete che man mano che selezionate i singoli canali avete la possibilità di scegliere, come dicevo prima, il dispositivo di registrazione, aggiungere una tipologia di noise con il livello di volume e il decay in secondi, ok? Ci sono anche dei preset già fatti. Dopodiché avete il primo effetto e si può dividere tra chorus, phaser, tremolo o compressione e distorsione. Avete tutto selezionabile dai due tasti freccia destra e sinistra qui, oppure cliccate sul nome e vi selezionate l'effetto che volete, ognuno con i propri parametri. Logicamente il phaser, il depth, il feedback, ok? Phase e il mix. La sincronizzazione, il tipo di onda da utilizzare col phaser, 24, 12 o 6 di fader stage e via dicendo. Tremolo con i suoi parametri. Terzo effetto è un equalizzatore, dunque potete anche qui andare a enfatizzare o tagliare le frequenze. E poi c'è un secondo effetto che potete aggiungere sul canale, che è la copia del primo, e dunque potete differenziarlo. Magari nel primo mettete un tremolo, nel secondo mettete un compressore, lo attivate, la ratio, attack. Vedete che ci sono i classici parametri del compressore in questo caso. E poi sulla parte destra potete attivare anche il distorsore, dove ci sono dei preset già fatti, il range di frequenze che devono essere interessate, amount e il mix del segnale, dunque quanto segnale deve andare dentro il distorsore e quanto invece rimane dry. Sul master, ultimo canale, potete andare anche qui a mettere degli effetti, esattamente come prima. Chorus, phaser, tremolo, compressore, distorsore, equalizzatore, secondo effetto, noise, e in questo caso avete anche il filter che potete utilizzare come passa alto, passa basso, oppure andare a selezionare su quale frequenza deve rimanere, diciamo, quale frequenze tagliare, cioè voi potete tagliare direttamente le frequenze più alte e più basse lasciando solamente un range. Ok, nella prima parte in alto trovate dei parametri relativi proprio allo strumento. Dunque, in questo caso voi avete il pitch, potete aumentare di un'ottava, andare a meno un'ottava, un effetto di tune, la dissonance o il sample shift. Ok, questo shifta di n semitoni. Poi avete il vibrato, dove potete dare il rate e la percentuale. Ok, beh, avete l'inviluppo sul pitch. Poi c'è un filtro,
dove potete selezionare tra low pass 12-24 dB, high pass 12 dB e band pass 12 dB con i suoi parametri di cutoff, keyboard tracking, resonance e la mount dell'inviluppo che è sulla destra, vedete che c'è il filter envelope. Poi avete il volume con i parametri di quanto incide la velocity sul volume. Il solito keyboard to volume, e poi avete la velocity, sempre la modulazione della velocity sull'attack e il volume envelope. Ok, vi faccio adesso sentire qualcosa utilizzando una. Insomma, un giro MIDI che ho precaricato. Ok, adesso io vado ad aggiungere sul master un noise. Vedete come funziona il filtro? Passo basso. O passa alto. Sentite l'effetto vinile? Poi c'è il compressore dove possiamo andare a giocare con la threshold. Ok, e il distorsore si sente subito. La differenza col distorsore senza. La cosa che volevo mostrarvi è proprio la questione dei canali. Adesso tiro via un attimo. Ok. Soprattutto il tremolo che il noise che danno un po' di fastidio. Sentite in questo caso il mix tra i tre canali che hanno tre strumenti di registrazione diversa. Io adesso lascio solo il primo e li faccio sentire separati. Sentite che differenza abissale. Questo è un altro microfono ancora, sentite proprio che differenza. Se voi andate a giocare con i tre volumi dei canali, con ognuno i suoi effetti, capite bene che andate a creare un qualcosa di molto diverso rispetto al classico suono del Mark One in questo caso, no? Potete anche fare le mandate agli effetti, in questo caso io l'ho lasciato totalmente su delay, però io magari di questo canale lo posso mandare sull'effetto 2 che io voglio trasformare in totalmente riverbero. Anche qui avete il fader per andarvi a regolare la quantità di volume dell'effetto di ritorno sul master, volume del master, e questo è quello che succede mixando le due cose. Se andiamo a prendere un altro suono, ok, io adoro questo che è il Traveler, vi faccio sentire la differenza. In questo caso sono solo due, però nulla toglie che io potrei andare tranquillamente ad aggiungere un terzo microfono, magari non lo stesso di prima.
aperto il dynamic, un microfono dinamico. Questo è quanto tremolo vado a dare al filtro in questo caso. Vado a giocare tra Amount e Resonance. Sentite? Posso andare tranquillamente a giocare col mio EQ e gli vado a dare un po' di chorus. In questo caso io ho lavorato solo sul suono di questo canale. Dunque io posso tenere ad esempio le alte di questo canale qua che con l'effetto tremolo e chorus, e intanto vado a riempire il resto delle frequenze col secondo canale, che non ha su nessun effetto. Insomma, ha delle ottime potenzialità questo plugin qua, e utilizzatelo e giocateci tanto perché vi permette di tirar fuori sonorità totalmente diverse da altri VST. Ok? Io lo consiglio, poi ripeto, io ho il Mark I perché mi piace questa sonorità, nulla toglie che potete utilizzare uno tra gli altri quattro sintetizzatori barra piano che ci sono all'interno della suite Addictive Key. Per oggi è tutto, ragazzi. Se avete qualsiasi dubbio, richiesta, non esitate a o commentare sotto il video o a scrivere su Sounders. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.